Medioevo. L'Italia era divisa in comuni. Ogni artigiano aveva una propria bottega, possedeva gli strumenti del mestiere e si avvaleva dell'aiuto di uno o due lavoranti e di due o tre garzoni apprendisti. Ogni artigiano doveva essere iscritto a una corporazione. La merce, destinata ai mercati di altri paesi, non veniva venduta direttamente da lui, se ne occupava un mercante imprenditore che organizzava il lavoro di numerose botteghe, fornendo agli artigiani la materia prima, ritirando poi il prodotto finito che provvedeva a trasportare e rivendere altrove. Quindi l'Italia, divisa in moltitudini di aree commerciali, si organizzava a far fronte comune su vendita e materie prime, ma senza spostarsi dal suo luogo di lavoro. 2015. Oggi, dopo centinaia di anni, gli artigiani non si sono spostati e hanno creato distretti di importanza mondiale in tutti i settori produttivi. Se prima era il vetro, la ceramica, la tessitura, il legno e le decorazioni, ora sono la meccanica, il design e la moda, l'espressione delle capacità manifatturiere italiane. Gli anni di affinamento delle tecniche, il tramandare da padre in figlio il know-how, l'appartenenza a piccole aree con proprie identità e solide protezioni della comunità, una naturale propensione all'imprenditoria e l'arte appresa fin dall'infanzia sono stati il terreno fertile su cui si è costruito un fenomeno economico in ascesa continua e che oggi ha un potenziale di crescita ancora maggiore. Distretto che crea il know-how locale, fa crescere le persone, i fornitori, i consulenti e creano anche questa competizione sana tra queste aziende che spesso sono concorrenti tra di loro, e anche il distretto in sé crea la possibilità per le aziende di non doversi verticalizzare totalmente, perché quando tu produci un prodotto e hai il distretto dove trovi tutto intorno, sei in grado di essere molto più veloce e molto più competitivo di tanti dei tuoi concorrenti che si trovano in altre parti del mondo dove questo contesto non ci sia. Io gestisco un'azienda in Lombardia di un prodotto meccanico, idraulico, e che si è proprio creato all'interno di un distretto. E oggi sul livello globale più di 50% di tutti questi prodotti sono prodotti in Lombardia e sono tutti di aziende 3-4 vicino 10 km l'uno dall'altro. E questo è perché vogliono tra di loro essere i primi, però vogliono anche indirettamente supportarci tra di loro.